Buona vita ragazzi, benvenuti nuovamente su Baldur's Gate 3. Oggi finalmente è arrivato il giorno dove vi insegno, vi mostro come prendervi l'arco leggendario, quello più forte del gioco, il Gauntmail. Molto bene, allora iniziamo da qua, che ci serve per forza andare alla sala d'udienze, perché non dobbiamo fare niente dentro, dobbiamo solo entrarci, perché così si attiva la missione che ci interessa a noi, perché già che ci siamo e prenderemo l'arco e allo stesso tempo e salveremo i gondiani. Quindi facciamo entrambe le cose. Vedete che si è aggiornata la missione. Quindi adesso, una volta che si è aggiornata la missione, avete disattivare le sentinelle d'acciaio. È l'unica roba che ci interessa. Una volta che abbiamo fatto questo, noi vi ricordo che siamo qui nella fortezza della roccia proprio nella sala dell'udienza. Dobbiamo andare al Moli di Porto Grigio. Adesso ci teletrasportiamo e da lì vi faccio vedere. Molto bene ragazzi, allora siamo al Città Bassa, Moli di Porto Grigio, esattamente qui. Noi dobbiamo andare alla fonderia delle sentinelle d'acciaio per fare primo la missione dei gondiani e secondo è dove andremo per l'arco. Va tutto insieme, quindi adesso vi faccio vedere tutto. Allora, siamo qui, vi faccio vedere un po' la mappa, così quello che porta del basilisco, dove eravamo più o meno. Comunque vi consiglio, giratevi un po' prima la mappa, che così sbloccate i teleport. Ok, siamo arrivati qua. Ok, bene 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 bene. Andiamo dentro. Allora ragazzi, saltiamo dentro la fonderia. Tutti grazie. Bene. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare di qua a parlare col nostro amico. E allora, il primo passaggio è parlare con lui. Quindi, Zanner Torbin. Tobin. Lui è quello che crea, che parta tutto. Ti cresce quel cazzo. Ti chiama? Sono qui per distruggere le sentinelle d'acciaio. Ti dice che sei simpaticissimo e che non hai capito un cazzo dalla vita. Lui ti spiega, tu gli dici togliti il collare, stronzo. Lui ti dice non posso, vabbè, ci abbiamo le nostre famiglie intrappolate. Se libero la vostra famiglia vi ribellerete? Lui, sì, va bene, certo, ti leccherò anche il culo. Ok, dove sono? Ok, salvare i gondiani. Allora ragazzi, cos'è lo step adesso? Lui giustamente ti dice, io vi aiuterò, però dovete devi liberarmi la mia famiglia e la famiglia di tutti gli altri gondiani. Adesso è dove c'è la parte un po' più di furtività, mettiamola così, ma adesso ve la faccio vedere. Intanto fate così, aspetta perché la mappa qua... Ok, venite qua sotto. Dobbiamo entrare qua, ma dobbiamo essere invisibile. Quindi separate il gruppo, portatevi via solo un personaggio, quindi io vi consiglio il vostro principale, tendenzialmente. Gale, se avete Gale, se no usate una pozione, non c'è nessun problema. Portatevene sempre una dietro anche, che dovete entrare in invisibile perché non devono vederci. Gira. Adesso vi dico dove dobbiamo andare. Per evitare problemi, guardate sempre, attivatevi la modalità turni per non rischiare di perdere e poter rimanere qua a pensare tranquillamente. Prima vi faccio vedere dove dovete andare, poi ognuno arriva più o meno come vuole. Allora dovete scendere qua, salire da questa scaletta qui e leggere un foglio che è là. Noi, visto che abbiamo l'abilità, presumo che abbiamo tutti, di volare, vi consiglio di usufruirla per cercare di andare il più vicino possibile nel minor tempo possibile. Quindi voliamo qua, terminiamo turno perché stiamo facendolo a turni per comodità. Nessuno comunque vi romperà le palle, perché primo siete in invisibile, secondo non avete fretta. Vi muovete il più possibile, quindi cerco di avvicinarmi il più che posso. Terminiamo turno. Tutti fanno quello che vogliono. Ricordatevi ragazzi, importantissimo questo. Prima di prendere i fogli, ricordatevi che vi sparirà l'invisibile, quindi mettetevi così e guardate che non vi stiano osservando, perché il foglio che vi serve è primo documento. Quindi terminiamo turno, ritoccherà a noi e lo prendiamo tutto tranquillamente, turni ne abbiamo abbastanza. Se vedete che siete in difficoltà,
Comunque un'altra pozioncina vi serve, perché adesso vedete sono, non sono più invisibile. Eccolo qua. La missione è stata aggiornata. Vi frascate un'altra invisibilità. Torniamo indietro. Molto bene ragazzi, rieccoci qua. Allora, adesso qua succede. Avete trovato dov'è il posto. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Ci teletrasportiamo fuori volendo e dobbiamo venire qua, nel deposito Flynn. E molto bene ragazzi, rieccoci qua. Allora, siamo arrivati nel deposito Flynn. Una cosa che dovete sapere importante, io l'ho già fatto per farlo tutto più semplice. Comunque qua la porta sarà chiusa a chiave, quindi potete usare il mago per scassinare o scassinarla con gli arnesi senza problemi. Qua dentro vi troverete degli animaletti che sono questi qua, gli spezza spezza. Gli spaccate il culo senza grossi problemi. Non è così difficile. Qui dentro ragazzi, poi ovviamente otterrete, dovrete fare un tiro di percezione. Se non ce la fate comunque, vi faccio vedere io cosa c'è da fare. Qua, proprio appena entrate dalla porta, sulla vostra sinistra, vedrete un sacco di scatole. Sotto, vedete qua, sotterraneo, è lì dove dobbiamo andare, quindi direttamente lì, senza perdere tanto tempo. Andiamo giù, perché adesso dobbiamo fare una cosa molto bella. Dobbiamo andare in un sottomarino e andare a prenderci i gondiani. Ok. Parli col ragazzino, dice cosa vuoi, ciao, piacere, non rompermi le palle. Inganno, il capo mi ha mandato a controllare la situazione qua giù. Io ho delle domande e tu hai delle risposte. Fai un bel intimidire, easy, pulito, così. Tu stai zitto per quello che dico io. Se non fate uno è meglio. Io faccio uno perché sono bello e posso permettermelo. E adesso faccio 22, l'estremo. Ok, dai, stai zitto, ascolta me, dai. Sì. Il trono di ferro, dove dobbiamo andare? Devo andare al trono di ferro. Persuasione, c'è qualcosa da fare al trono di ferro? Lord Guard deve sapere. Qualsiasi ragazzi, è senza grossi problemi. E cercate l'opzione che si addice un po' più a voi. Lui non vi romperà tanto le palle. Ok, adesso ragazzi, cosa importante. Vabbè, ve lo spiego quando arriviamo là, nel tragitto. C'è una bella cutscene da godersi e gustarsi. Eccoci qua. E poi vi spiego cosa c'è da fare. Perché dovete pensare che i gondiani sono catturati. È una cosa che abbiamo una determinata X quantità di turni per salvarli. Cercate di salvarli tutti quelli che potete. Non sentitevi obbligati di salvarli tutti, perché a parte che penso che non si fa in tempo. E adesso capirete perché c'è tempo. Ci parla dal suo iPad. Sono venuto a salvare gli ostaggi, stronzo. Tu ti dici che non capisci un cazzo, che non hai capito niente, che ti svegli tutto sudato la mattina. Tu dici, non c'hai il coraggio di tornare qua, vai via. Tu dici, guarda, io vado lo stesso. Lui fa saltare tendenzialmente il trono. La cutscene ve la faccio tenere perché comunque è bella da vedere. Ok, allora ragazzi, dal momento che arrivate qua, io vi consiglio salvate, perché non si sa mai cosa succede. Qui dobbiamo scendere giù, salvare i gondiani il più possibile. Quindi scendiamo, vi faccio vedere e poi ci vediamo quando li avrò salvati. Quindi scendete. Halt. A call. You have arrived. Unfortunately we have no time. The hostages are be careful. Te li fanno più o meno vedere dove stanno, ti dicono occhio perché ci sono dei nemici. Ecco, iniziano i turni, quindi scendete ragazzi, salvate gli ostaggi, andate su. L'importante è che almeno Obelia Tobin, che è la figlia dell'altro, resti viva almeno, ma lei di base torna su. Quindi ci vediamo quando li avrò salvati tutti. Bene, una volta che avete salvato tutti quelli che potete ragazzi, ce ne andiamo. E ce ne sono... Allora, alla fine potete chiudere le porte, sono mille modi per farlo, ragazzi. Non discuterò questo, cercate di
salvarne il più che potete senza rimetterci. Comunque ragazzi, se vi succedesse, perché può succedere, che un vostro compagno resti giù, il compagno morirà, ve ne andrete lo stesso, però potete ressarlo in un secondo momento. Bene. Unlike the Iron Throne, you remain intact. It seems most of the hostages from the throne share your fate. Alcuni sono morti, va bene così. We made it. We actually made it. All right, we're good to go. Say goodbye to Cap and come up the hatch when you're ready. Come? Possiamo andarcene? Ok, perfetto. Vi dicevo, ragazzi, non vi preoccupate se non riuscite a salvarli tutti. Cercate di fare il più che potete. Let's see what this does. E basta, adesso continuiamo. Da qua andiamo a prenderci l'arco. Ne abbiamo salvati tutti. Usciranno. Importante. Parlate adesso con Obelia Tobin. Quindi loro se ne andranno dicendo: sì, sei il migliore, grazie, number one. Sì, sì, capo. Amico. Lei ti dice quello che. Tu dici: non ti preoccupare, è stato tuo padre. Bene, quindi ragazzi, la parte importante dei Gondiani l'abbiamo fatta. Adesso si torna, ragazzi, direttamente a i moli di Porto Grigio, perché qui abbiamo fatto. Adesso inizia la ruota di combattimenti da dover fare, ragazzi. Quindi non vi preoccupate, non sono particolarmente difficili. Però c'hanno qualche trucchetto. Allora, prima cosa che vi dico: quando inizierete a combattere, i nemici avranno una pietra che lasceranno per terra. E vi tocca con uno dei vostri personaggi avvicinarvi e disattivarla. Perché se no, i Gondiani c'hanno ancora quella catenina addosso, quindi li uccide automaticamente. L'idea è cercare di salvarne il più possibile. Non dovreste avere grossi problemi, perché comunque non sono altissimi di livello. Però state attenti, ecco. Io vi consiglio a sto punto di salvare in questo momento qua, che così se succede qualcosa... Gale, cosa facciamo? Sali o ti serve un messaggio privato? Dai, su. Quindi, ragazzi, salviamo qui, che siamo a metà strada più o meno del video. Allora, vedete che si stanno ribellando. Noi adesso andiamo qua, ci avviciniamo, aspettiamo che apparta un po' la cutscene di che loro si ribellano. Assemble? No. Per Gond. Adesso Simba e gli altri moriranno. Bene. Allora ragazzi, questa è prima parte dello step, degli step che ci sono. Adesso cercate il caporale. Dove è finito? Eccolo qua, Zanner Tobin. Parlate con lui. Si nascono tra i cadaveri. So che è una brutta cosa da dire. Tranquillissima, papi, tranquillo. My heart. I thought her lost. I would give more than just my sight to keep her safe. Dai, tranquillo, è a posto, dai. Sono d'accordo a definirla, dai. Lui vi accompagnerà. Adesso se lo vedete, ce l'avete in squadra. E vi direi che è inutile che li lootate, ragazzi, perché tutto sommato non c'hanno un cazzo. Andiamo verso la seconda parte del combattimento. Ce ne sono tre. Questo è il primo. Adesso ce n'è un altro che forse è il più rompipalle. E poi c'è quello finale che ci darà il premio succoso. Quindi io qua cosa vi consiglio di fare? Visto che i combattimenti sono tanti, se avete cuore scuro in squadra, cosa che vi consiglio di fare, e Gale, approfittateli e usate alleato planare. Quindi invece di un genie, magari Deva, che tutte le persone che ci possono aiutare fanno solo che comodo. Quindi evoca un elementale. Io vi direi, facciamo un elementale d'acqua, visto che sono robot. Vedete, la loro vita è bella ciossa. Così andiamo in parecchi. Adesso cosa c'è da fare, ragazzi? Scendiamo e iniziamo il combattimento direttamente. Dove siamo passati l'ultima volta? In invisibile. Adesso dove alziamo le mani. Io vi direi di nuovo, ragazzi, salvate. Giusto per evitare casini, eh. E ad attraversare inizierà il combattimento. Una volta che inizia il combattimento, ci vediamo quando l'avrò finito anch'io. Quindi ci vediamo a brevissimo, ragazzi.
Molto bene, ragazzi. Allora, adesso abbiamo obiettivamente pestato tutti qua. E adesso combattimento 3 di 3. Quello più rompipalle, sotto sommato. Dov'è il nostro amico Torbin? Seems like a good moment to talk. Lui ci dice bla bla bla. Non so cosa sta succedendo, ma ok. Adesso dobbiamo andare. Dov'è la porta? Eccola là, questa porta qui. Quindi direttamente, sempre sulla sinistra. Vi ricordate che prima abbiamo fatto le scale. Adesso invece di fare le scale scendiamo. Andiamo in questa porta che sarà chiusa a chiave. Non so neanche in che difficoltà è la porta, ma per non saperne leggere né scrivere, io vi consiglio, vi portate dietro Gale e non se ne parla. Entrate. Allora ragazzi, come dicevo, entriamo dalla porta, usiamo Gale per sbloccarla. Questa sarà aperta. Entriamo che ci sarà il boss finale della zona. Quindi Zor, lui ti dice: oh, ho paura. Elevator gyroscopes, triples and quadrupeds. No, it can't be. Di che si tratta? Qualcosa che non va, coglione? I hear it through the floor. Indistruttibile. Il titano. The ultimate watcher. The titan. Sì. Indestructible. I'll reduce it to scrap metal before the day is done. Questa è la teoria. But you must face this beast of Gondian folly alone. I would be. Sì, non ti preoccupare, dai, non rompere il cazzo. Allora, lui dice giustamente: io mi cago addosso, paura. E qua in fondo esce il boss. Allora, sono quattro sentinelle. E il boss in mezzo. Quindi io direi che iniziamo il combattimento, dove almeno vi faccio vedere cosa esce. E non dovreste avere grossi problemi a ucciderlo, ragazzi. Fate qua, inizia il combattimento a breve, in teoria, se hanno voglia di vederci. Eccoli qua, almeno da farvelo vedere. Eccolo qua, 258 di vita. Sembra tanto, ma obiettivamente io cosa ho fatto, ragazzi? Ho approfittato tanto queste sentinelle qua che si avvicinassero, che quando fanno l'autoesplosione prendano anche lui. Quindi ci vediamo quando li ho uccisi tutti e vi faccio vedere dov'è il premio. A brevissimo. E eccoci qua, ragazzi. Allora, una volta che avete ucciso tutto quello che si muove qua, il vostro premio ce l'ha nel culo il titano d'acciaio. Ed eccolo qua, Gontrmael, l'arco più forte del gioco. Eccolo qua, vi prendete anche questo, perché no? Non stiamo neanche a discutere, vero? Ce lo mettiamo istantaneamente su per il culo. Condividiamo un attimo queste cosette. Questa gliela diamo a lei, perché è meglio di quella merda che hai addosso tu. Bimba. Una volta che abbiamo fatto questo, ragazzi, giustamente, già che ci siamo, finiamo anche la missione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare qua. Vedete che c'è lui. Andiamo al centralino neurale. Anzi, no, dobbiamo parlare con lui, scusatemi. I help design. I will bring down not only the steel watch, but the very. Vai, cosa intendi fare? Fallo. Gond, let your hammer be my courage, your furnace my heart. Ce ne teliamo. Kaboom. Un bel po' di esperienza. Esatto. Ok, ragazzi, adesso succede una cosa molto interessante. Primo, congratulazioni, abbiamo l'arco. E dopo c'è un altro vantaggio. Adesso, se vi ricordate, ogni sentinella che vi troverete per la città sarà disattivata, quindi non vi romperanno più le palle se aveste avuto quel problema finora. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuto il video. Ci vediamo in un prossimo capitolo di Baldur's Gate 3. Vi mando un bacione, vi dedico con pura vita e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!